Signore e signori, buonasera a tutti e bentornati a Sottorede. Primo appuntamento della stagione sportiva 2017-2018 per il rotocalco settimanale di TEF Channel dedicato alla grande pallavolo di Superlega e non solo, ovviamente. Tante sorprese per questa nuova stagione, a partire da una collocazione oraria diversa, da un diverso minutaggio della nostra trasmissione, ma come sempre delle certezze. La prima è naturalmente la presenza di Daniele Sborzacchi, giornalista del Corriere dello Sport. Buonasera a tutti e buona pallavolo a tutti, ben ritrovati. E per partire davvero col botto, non potevamo che avere con noi stasera in studio il presidente della Sirsi FT Conad Perugia, Gino Sirsi. Buonasera a tutti. E allora, prima di iniziare a parlare con i nostri amici, andiamo a vedere il primo contributo di questa sera. Spazio ai nostri sponsor. C'è amore. Laurenti Vetro, lavorazione e trasformazione vetro piano, produzione vetrate isolanti. Produciamo inoltre vetri riscaldati per camere ambientali. Laurenti Vetro, zona industriale Fonte Cupa Gualdo Cattaneo, Perugia. Porta in tavola il meglio. Porta in tavola carne genuina e frutta fresca a chilometri zero. Agricola Tardioli, a Sant'Angelo di Celle, carne suina, bovina e pollame direttamente dall'azienda ai punti vendita. Frutta fresca ogni giorno, raccolta e consegnata giornalmente nei nostri negozi. Seguici su Facebook e clicca mi piace su Agricola Tardioli, Perugia, in via Petrarca 32. Agricola Tardioli, dalla nostra campagna alla vostra tavola. Fail Group è un'azienda cooperativa leader in Italia nel campo degli infissi, che può contare su un importante know-how tecnologico e una più che trentennale esperienza. La nostra missione è quella di offrire ai nostri clienti prodotti simbolo di stile e sicurezza. Fail Group, il nostro stile, la tua sicurezza. Assistenza Sereni Mercedes-Benz Service a Perugia dal 1969. La nostra impronta nel mondo dell'auto. Venite a scoprire le nostre nuove offerte su pneumatici delle migliori marche, materiale frenante e accessori. A tutti i clienti che ci faranno visita, in omaggio alla pulizia del climatizzatore. Assistenza Sereni Mercedes-Benz Service in via Madonna Alta 136 a Perugia. Immagina nel tuo giardino uno spazio tutto nuovo, creato su misura per te. Immagina di poterlo usare tutto l'anno. Comfort, design, funzionalità, rispetto dell'ambiente. Misure e colori personalizzabili per vivere e condividere. ABC Coperture. Se puoi immaginarlo, noi lo realizziamo. Verde Giardino, azienda specializzata nel verde professionale. Dall'irrigazione alla realizzazione totale del verde, campi, dalla rigenerazione e manutenzione del manto erboso alla gestione completa. Erba sintetica per giardini, attici e impianti sportivi. Verde Giardino, Colle Strada, Perugia. La Bottega del Futuro, antica salumeria del Trasimeno, dei fratelli Lisi. Vendita all'ingrosso di carni fresche e stagionate. I nostri prodotti provengono da allevamenti locali della zona del Trasimeno e garantiti da un marchio di qualità, scelti da personale specializzato. Puoi trovare i nostri prodotti multivendita di Petrignano del Lago, presso il Conad City, e a Castiglion del Lago, presso il supermercato Eurospin. Ecco,
Eccoci di nuovo in studio, dopo questa fascia pubblicitaria andiamo subito a parlare con il presidente Sirci. Dunque, abbiamo vissuto, ci siamo lasciati alle spalle 3 giorni particolarmente intensi, sabato, domenica, lunedì, ricchi di appuntamenti, prima il torneo di Gubbio, spirito di squadra, e poi il grande Block Devils Day di cui parleremo ampiamente con diverse immagini. Un primo approccio con gli avversari di Superlega che ha regalato gioie e anche un pizzico di amarezza, presidente. Sì, intanto abbiamo visto che con Latina abbiamo fatto bene, poi abbiamo visto che Modena è più avanti di noi, oppure hanno giocato una partita più convinta di noi, quindi abbiamo capito però di varie cose da questa partita che comunque abbiamo perso, però ci ha fatto capire che alcune situazioni vanno migliorate, tipo la difesa, oppure la battuta, quella di riuscire a utilizzare meglio il momento di battuta, e quindi secondo me ci può servire questo tipo di esperienza che, ripeto, è così una sconfitta. Che il torneo vero comincia, la stagione vera comincia sabato pomeriggio alle 3, dove a Macerata faremo la Supercoppa, e quindi vediamo un attimo com'è. Io sono sicuro che ci presenteremo con una verve molto differente sabato sera. Lo stesso tecnico di Modena, Rado Stoicev, a fine partita ha detto che questo non è ancora un risultato logico, il 3-0 di Modena su Perugia, a confermare. Non è un risultato logico, però è successo. Però effettivamente la nostra squadra ha un valore molto maggiore di quello che è 0-7 contro Modena. Probabilmente, ripeto, ci siamo un po' illusi e secondo me abbiamo trascurato certi momenti, certi fondamentali in questo contesto qui. Quindi abbiamo per esempio battuto in modo molto facile, abbiamo o sbagliato le battute, quindi abbiamo sbagliato 17-19 battute mi pare contro Modena in 3-7, quindi è un record se vogliamo dire, e soprattutto poi battevamo facile. Io ero dietro Modena per 2-7 e ho visto che loro ricevevano tutto alla grande, con grande più o meno abbastanza facile. Quindi però quando ricevevano male, vedevo vulnerabili, facevamo un punto. Quindi è importante riuscire a battere con una certa efficienza e mettere in difficoltà. Poi Bruninho sarà bravo quanto gli pare, però quando gli metti la palla staccata di 3-4 metri diventa un problema anche per lui. Quindi secondo me bisogna essere più efficienti prima di tutto in battuta e soprattutto poi in difesa, perché quest'anno con Colaci, che comunque è un buon difensore, buon difensore, però comunque tutta la squadra deve imparare a difendere, altrimenti ci dimentichiamo di uno dei 5 fondamentali e senza il 20% del gioco poi perdi, soprattutto contro Modena. Abbiamo visto alle nostre spalle alcune immagini proprio del torneo di Gubbio, le immagini realizzate da Elena Ballarani alla Polivalente. Daniele, resta il fatto che i confronti fra Perugia e Modena non sono mai banali, c'è sempre qualcosa di interessante da vedere. Sì, mi ha sorpreso tra l'altro anche un po' questo atteggiamento particolarmente agonistico di Modena. Per carità, la carica va sempre messa in campo, si trattava comunque di un quadrangolare amichevole. Invece ho visto proprio nella squadra di Stoicev già una convinzione che si volesse vincere la partita a tutti i costi. Questo più qualche disattenzione, come ha detto e spiegato benissimo dal punto di vista tecnico il presidente Sirci, soprattutto nella correlazione muro-difesa e nella battuta, che oramai le indicazioni dicono sempre di forzare quando trovi la partita che non va, ti capita di sbagliare 17 volte come è successo alla sera. Quindi qualche disattenzione dal punto di vista tecnico hanno portato ad un 3-0 che sulla carta magari leggendolo può sembrare un po' pesante, però in realtà ci sono sempre quelle sottigliezze che a grandissimo livello fanno la differenza. Perugia lo sa bene da qualche anno a questa parte. Fatto sta che comunque Modena ha mostrato sicuramente una maggiore attitudine in questo appuntamento amichevole a voler vincere a tutti i costi. L'abbiamo ascoltata, presidente, nel sottolineare in particolare dopo la partita contro Latina la grande prestazione di Simone Anzani. Sì, Simone Anzani ha dimostrato contro Latina di essere in forma, quindi un ragazzo in gamba che l'anno scorso faceva titolare a Verona, quindi è una squadra che ci ha dato molto da fare, una persona assolutamente anche dal punto di vista proprio
atteggiamento in campo molto combattivo, molto veramente impensierisce gli avversari. Abbiamo visto che in battuta, a muro, in attacco ha fatto molto bene, quindi Anzani fa parte, è un punto forte di quello, il programma dei nostri rinforzi di questo anno, e quindi ecco, sono sicuro che non ci deluderà. Quelli, diciamo, dobbiamo essere tutti quanti insieme efficaci e comunque continui nel corso della partita. Veniamo ora alla giornata di ieri, giornata di riposo tradizionalmente dopo un impegno agonistico. In realtà è stata una giornata molto molto intensa, a partire dalla mattina, quando l'intero staff dei Block Devils si è ritrovato in centro, nel cuore di Perugia, per un contatto davvero ravvicinato con la città, a Palazzo Dodini. Poi l'incontro con le autorità, in particolare con il presidente della regione Catiuscia Marini. Un momento classico, tradizionale, la presentazione della squadra alla città, a rafforzare proprio il legame fra l'evento, sì, il gruppo sportivo e la sua città. E l'abbiamo fatto in regione, al di là della collaborazione che ha dimostrato la presidente Marini nel corso di questi due anni per, diciamo, il caso Palasport di Palevangelisti, contribuendo, diciamo, a finanziare l'operazione di ripristino di quello che era, insomma, e la tribuna e alcuni locali. Però ecco, vorremmo appunto proprio presentarci, abbiamo voluto presentarci, diciamo, a Palazzo Bedonini per la seconda volta, perché Palazzo Bedonini è il simbolo e quindi la sede della nostra regione. Questa quindi non è una squadra a livello, sì, cittadina, si chiama Perugia perché è obbligatorio, diciamo, indicare una città a livello Lega e quindi federazione, però questa è una squadra, diciamo, che riguarda, che vuole rappresentare un'intera regione. I nostri sponsor sono, diciamo, provengono non solo da Perugia, ma insomma, da Gualdo Cattaneo, vengono da Città di Castello, da San Sepolcro, da Perugia, da Bastia, da Foligno, quindi c'è, diciamo, una da Spoleto, diciamo, una partecipazione a livello regionale, e noi vogliamo essere, come è la carta intestata nostra, Circe di Conad, Umbria Volley Perugia, questa è la nostra, diciamo, carta intestata. E quindi vogliamo sottolineare la nostra, diciamo, provenienza, la nostra, diciamo, proprietà proprio in regione, regionale, non tanto cittadina, sì, Perugia è nostra, però la regione è quello che ci interessa. Dimensione interessante anche dal punto di vista, da questo aspetto, direi, Daniele, la scelta proprio di allargare gli orizzonti e di puntare anche a qualcosa di più ampio rispetto alle mura cittadine. Assolutamente, è un patrimonio regionale di tutta la regione. Lo sport, sai, esalta comunque anche le peculiarità extrasportive di una regione stessa, a volte anche un veicolo trainante per l'economia stessa. Noi in Umbria abbiamo passato, tra l'altro, anche recentemente un momento non particolarmente facile per tutte altre serie di motivi. E quindi lo sport da questo punto di vista è sicuramente importante anche per valorizzare il territorio stesso, far sentire anche più coesa la popolazione, perché soprattutto la pallavolo, che è uno sport meraviglioso, gode ancora di un ambiente per certi versi tra virgolette incontaminato rispetto a tanti altri che invece sono preda di stress incredibili, di ambienti piuttosto chiusi e ristretti. Invece la pallavolo è ancora straordinariamente fruibile soprattutto da parte di tifosi, e il legame tifosi giocatori quindi anche società è sicuramente la cosa più bella a mio punto di vedere. E Perugia, tra l'altro, da questo punto di vista, con la sua tifoseria, insomma, ne è un esempio lampante. Assolutamente, ne parleremo anche in maniera molto molto importante fra qualche istante. Intanto però andiamo a vedere le interviste realizzate proprio a Palazzo Dodini da Elena Ballarani. In particolare vi proponiamo quello, ovviamente, con la presidente Catiuscia Marini e con il coach Lorenzo Bernardi. Oggi è stato definito il Block Devils Day, insomma, questa società ha organizzato un qualcosa di grande, tutta la giornata, e questa è la prima tappa, la tappa istituzionale. Qual è l'augurio che fa a questa squadra? Beh, l'augurio è che la SIR, che in questi anni è cresciuta, ha rappresentato in maniera eccellente la città di Perugia e la regione Umbria nella pallavolo, ma nello sport in generale, ci ha fatto sognare, perché vedere i giocatori di questa squadra nella nostra nazionale e anche
nelle nazionali di altri paesi ci riempie di orgoglio, e gli ho fatto insomma un augurio che li vogliamo vedere innalzare qualcosa di importante, quindi in bocca al lupo per un grande campionato, ma siamo sicuri che ci daranno grandissime soddisfazioni. Tra l'altro lei ha sottolineato un aspetto importante, come questi ragazzi abbiano un seguito di fan e siano anche d'esempio per soprattutto i giovanissimi. Sì, è vero, perché questa è stata la bravura della squadra, dei giocatori, ma anche del presidente Sirci e di tutta i suoi dirigenti, il suo staff, perché si è creata una vera e propria comunità intorno alla pallavolo, appassionata di giovani e giovanissimi che praticano questo sport, ma trovando in questi giocatori anche degli esempi molto positivi, e questo è importante per i ragazzi. La vedremo qualche volta al palazzetto, presidente? Cercherò di venire come ho fatto altre volte. Questa giornata è per noi un ritornare alla consapevolezza dell'amore che c'è nei confronti di tutti per questa squadra, quindi è sicuramente una cosa molto piacevole sia da parte delle istituzioni politiche, regionali e non solo, sia da parte dello sport italiano come federazione, sia da parte dei tifosi oggi pomeriggio, per passare poi ai nostri sponsor e ai nostri fedelissimi questa sera. E questo non fa solamente che un grandissimo piacere. Il bilancio della preparazione è un bilancio positivo, è stata una preparazione un po' frastagliata con i giocatori che arrivavano scaglioni, abbiamo iniziato con un numero molto ridotto di giocatori, per 4-5 settimane abbiamo lavorato in pochi, poi l'11 di settembre si sono aggregati i reduci dagli europei e dei ceco, dal sudamericano. Abbiamo avuto l'opportunità, molto tempo, per lavorare sulle cose tecniche, alcune le stiamo modificando, alcune ci vengono già abbastanza bene, altre dobbiamo migliorarle molto, e c'è da lavorare, come è normale che sia, non solamente per la nostra squadra ma per tutte le altre, e queste amichevoli che abbiamo giocato sono importanti per capire il punto in cui siamo per continuare il nostro progresso di crescita. Mattinata molto affollata, presidente, abbiamo sentito le parole del presidente Marini, che tra l'altro ha detto: tornate con una coppa da mostrare, una richiesta impegnativa. Non è che sia tanto facile, però ce la faremo. Come dicevamo ieri sera, poi in quella bellissima festa che abbiamo fatto al Vizio di Perugia, al Vizio di Corciano, il nostro è un percorso, e durante questo percorso, secondo me, diciamo, bello che stiamo facendo, dove ci sono, diciamo, dei finali, dei semifinali, dove ci sono, diciamo, delle vittorie, dei derby, è un percorso, quindi sicuramente in questo percorso troveremo anche delle vittorie importanti, ma abbiamo trovato, troveremo anche delle sconfitte, però questo percorso, diciamo, virtuoso che abbiamo intrapreso, secondo me non c'è da avere paura, secondo me avremo anche noi la nostra parte, potremo innalzare, adesso il presidente giustamente è la prima tifosa, diciamo la seconda dopo di me, o dopo Danilo Toppetti, che devo dire che anche lui, diciamo, un altro tifoso, oppure non so, Maurizio Sensi, di cui parleremo dopo. Il discorso è questo, che non è facile, siamo arrivati solo 6 anni fa, questo è il quinto anno di Superlega. Non è facile perché altre squadre, altre società che sono ancora più messe bene a livello sponsor sono già da lì da 10, 15, 20, 25 anni e hanno una storia, hanno un'organizzazione. Noi piano piano stiamo cercando di dargli battaglia. Abbiamo vinto delle partite, adesso cerchiamo di vincere, diciamo, delle battaglie e anche delle guerre, se vogliamo, mettiamo un po' sotto questo punto di vista, anche perché questa trasmissione è un po' troppo seriosa, dobbiamo essere un po' più, diciamo, allegri, questo è il mio punto di vista. E quindi adesso io penso che tutto questo, diciamo, non mancherà, arriveranno grandi gioie, il percorso ce lo dice il nostro amministratore delegato della Lega di Pallavolo, che noi siamo una bellissima realtà. Perugia è diventata, diciamo, una bellissima storia, una bellissima favola, e per la strada ci sono tante cose. Sicuramente ci saranno anche le grandi vittorie. Abbiamo visto anche le prime immagini invece del primo momento del pomeriggio, quello altrettanto tradizionale per la quinta
stagione consecutiva. Alle 17 circa ci si ritrova presso gli autocentri Giustozzi, partner DOC della Sirza FT Perugia, per quella che è un po' la conferenza dei tifosi ma anche dei giornalisti. Daniele, come sempre il contatto, il toccare con mano una bella fetta di entusiasmo dà sempre una carica importante. Sì, questo è, diciamo, è un modus operandi che apprezzo particolarmente da quando è stato inaugurato da questa società, ovvero il contatto stretto sempre con i tifosi, facendogli vivere proprio la realtà della squadra il più possibile, quindi un appuntamento che oramai va avanti da qualche anno e che rende l'ambiente ancora più contagioso, insomma, da questo punto di vista. Ci sono state tra l'altro tutta una serie di prime volte per Lorenzo Bernardi, che ha iniziato la sua prima stagione dall'inizio e quindi ha avuto la possibilità anche di vivere questi momenti senza dubbio emozionanti anche per un grande esperto del mondo della pallavolo come lui. Sì, ma lui non ha mai nascosto la sua emozione nel commentare, nel vivere appieno questi momenti, anche se ha passato la sua vita, insomma, in campo e fuori nell'ambiente della pallavolo, arrivando alle vette più alte dal punto di vista sportivo. Però il lato umano in certi tratti viene fuori, e sicuramente anche Lorenzo Bernardi è venuto fuori più di una volta, a maggior ragione quest'anno in cui ha avuto la possibilità proprio di iniziare il lavoro pieno dall'estate, quindi anche se la squadra è arrivata scaglionata per ovvi impegni delle varie nazionali, però insomma lui c'era dall'inizio, quindi è sicuramente una cosa differente rispetto alla scorsa stagione. L'abbiamo intervista, Presidente, dalle immagini, la nuovissima maglia della SIR edizione 2017-2018, c'è anche in questo caso il tocco del Presidente nella scelta di questa. Sì, io l'ho scelta, però comunque chi l'ha realizzata, il disegno l'ha realizzata, diciamo, quasi al 100%, il nostro, diciamo, domestic, quindi interno alla SIR Safety System, centro di grafica che è, diciamo, fatto da tre persone, di cui, diciamo, il responsabile, diciamo, della parte grafica e styling degli indumenti, una certa Deborah Rossi, che è di Perugia e che ha fatto, come avete visto, io penso un buon lavoro. Io ho visto che abbiamo visto anche un po' fatto vedere all'inizio, prima, diciamo, di farla stampare definitivamente, le prove, ho visto che era piaciuta molto e quindi io spero che piaccia anche al pubblico e a quelli che sono i tifosi sia umbri che di quelli fuori regione. Speriamo che si confermi una delle migliori maglie, come è stata quella precedente, della Superlega italiana. Bene, anche per il momento ci accontentiamo di vincere, diciamo, gli award di quelle che sono le migliori maglie per il momento, ma solo per il momento, perché noi siamo incontentabili, quindi dobbiamo andare avanti a quagliare qualcosa, diciamo, di più concreto, di un po' più, diciamo, lucido più che le maglie. Assolutamente. Anche alla conferenza dei tifosi barra giornalisti c'è la nostra Elena Ballarani, e allora andiamo a vedere una prima intervista raccolta presso l'autocentri Giustozzi, quella con il nuovo capitano della Sienza FT Conad Perugia, Luciano De Cecco. C'è uno dei veterani della SIR, Lucio De Cecco, alla sua quarta stagione in maglia bianconera, ma quest'anno c'è un'importante novità per te, perché sei il nuovo capitano di questa squadra. Quale responsabilità per te e quali sono i valori che vorrai trasmettere ai tuoi compagni? Beh, innanzitutto lo faccio da un po' in nazionale, quindi per me è una roba normale. Proverò a fare il mio massimo, essere esempio per tutti, provare a portare, diciamo, la bandiera da quello che vuole le staff e l'allenatore per i miei compagni. E niente, penso che sia una cosa normalissima, no? Non è che devo fare questa festa perché sono il capitano, sennò che sono molto onorato, molto contento per la scelta, però comunque non c'ho niente di più o di diverso degli altri compagni, quindi lo trovo come una cosa normale. Ormai la coppia con Alexander Atanasievic è collaudatissima, tu però abbiamo visto sei stato protagonista di un'ottima prestazione anche a Gubbio, hai mandato tutti i tuoi compagni in doppia cifra, come ti sei trovato anche con i nuovi, con i quali hai avuto ancora poco modo di allenarti? Beh, penso che siamo molto indietro in tante cose, anche perché i palleggiatori di questa squadra sono arrivati quasi tutti molto tardi, quindi
non abbiamo potuto fare, diciamo, allenamenti di squadra, se no più allenamenti individuali, allenamenti delle cose tecniche specifici, quindi è molto presto per dare qualcosa. Sicuramente con quelli che sono stati l'anno scorso sarà molto, molto più facile, con quelli nuovi e soprattutto che ci sono in qualche ruolo importante come nel centrale, soprattutto sarà un affiatamento magari un po' più lungo, ma siamo positivi e speriamo di avere delle risposte in questa settimana per arrivare alla Supercoppa i più affiatati possibili. Allora Ivan, immancabili gli auguri anche da parte. Fra qualche istante vedremo anche l'intervista con Ivan Zaitsev. Intanto, Presidente, questa novità del capitano dell'Argentina, che diventa anche capitano della SIR, una bella investitura per Luciano Di Cecco, che, come ricordava Elena, è ormai un veterano di questa squadra. Intanto voglio fare una precisazione, che mi scuso se lo dico qui in trasmissione. Qui c'è un problema in questa televisione, perché la intervistatrice, la signora Ballarani, che tra l'altro è del paese dove abito io, non mi piace molto così abbronzata, quindi diciamo la prossima volta... È reduce da una meritata vacanza. Sì. Però questa abbronzatura la invecchia un po', quindi io gradirei, cara Ballarani, che ci stai sicuramente ascoltando, la prossima volta non ti abbronzare, perché perdi un po', diciamo, della... e anche quello vuol dire, no? Perché le interviste con una bella ragazza sono un po' più, diciamo così, perlomeno hanno un'audience maggiore da parte degli spettatori. Io mi preoccupo anche di quelle che sono gli audience e le sorti di questa trasmissione. De Cecco, che è capitano, intanto sono 3 anni che è da noi, questo è il 4º anno, e quindi sicuramente si merita questo tipo, diciamo, di responsabilità, anche se, come dice lui, poi alla fin fine non è che devi fare qualcosa oppure hai un merito maggiore, semplicemente perché intanto è una persona che è da un pezzo che milita con noi, una responsabilità e un riconoscimento secondo me che merita, perché ecco, è una persona posata, una persona, diciamo, tranquilla, una persona che riesce un attimo così, anche il suo ruolo, diciamo, da palleggiatore, è una persona che distribuisce molto il gioco, quindi è in grado di combattere col gioco con tutti. Ecco, io penso, ecco, che questa è un'idea, diciamo, del nostro coach Bernardi e del nostro direttore sportivo Stefano Recine. Io penso, ecco, che questa sia una buona idea, io l'ho approvata e, ecco, penso che sia, diciamo, anche un po' condivisa da quelli che sono i nostri giocatori, i compagni di De Cecco. Bene, intanto sorpresa in corso d'opera, ci ha raggiunto in studio il patron della Bartoccini Gioiellerie Perugia, formazione che domenica prossima debutterà nel campionato di Serie A2 femminile. Apriamo dunque in questa stagione, proprio grazie a una collaborazione fra il presidente Sirci e Antonio Bartoccini, una pagina, anche uno spazio dedicato anche alla pallavolo femminile, che torna a Perugia a con la Serie A2. Ne parleremo nel corso della puntata, intanto però è arrivato il momento di fermarci ancora per qualche istante e diamo la linea alla regia per un nuovo spazio pubblicitario. Noi che ci facevamo il panino da 500 lire. Noi che la carne del macellaio sotto casa era imbattibile. Noi che ci fidavamo solo del fruttivendolo amico. Noi che nell'alimentari sotto casa trovavamo anche le bibite fresche. Noi che oltre alla spesa parlavamo con il salumiere anche dei fatti accaduti nella via. Noi che il negozio del vicinato era anche questo e molto altro. A Ferro di Cavallo, in via del Timone, c'è il Conad City per farti riscoprire le sensazioni e i sapori di un tempo. Conad City, nel quartiere storico di Perugia. Ferro di Cavallo, molto comodissimo. Situato nell'incantevole cittadina di Villanova di Marciano, il Giardino dei Mori Casa Vacanza vi attende per un soggiorno rilassante nella sua struttura in pietra, con piscina, ampio giardino, barbecue e servizi ricreativi. Il Giardino dei Mori, il tuo relax inizia da qui. I segni di chi ero, è il tempo del risveglio, risalgo dal profondo, dopo aver fatto a pugni con me stessa, credo e credo nelle lacrime.
che sciolgono le maschere. Ditta Bugiantella nasce nell'aprile 2001 come attività commerciale nel settore ricambi auto, di natura strettamente elettromeccanica, e si rivolge verso tutti gli autoriparatori della provincia di Perugia. Offre ai propri clienti brand importanti come Monroe, NGK, Bosch, Luke, Castrol, Champion, Varta, Valeo e molto altro. Dal 2012 fa parte del network Asso Ricambi, il primo consorzio di ricambisti in Italia, e Asso Service, una rete di officine nella media Valle del Tevere, con corsi di formazione e allestimento officine. Vi aspettiamo. Varian, azienda leader nelle demolizioni e ristrutturazioni, fa della propria attività il risanamento del territorio grazie alla sua esperienza ultra trentennale. Varian è impegnata ora nello strip out e demolizione della nuova sede TIM presso Roma Eur ed è artefice e costruzione del Parco Acqua Rossa, un'oasi di relax e divertimento per tutta la famiglia. Varian e Parco Acqua Rossa, ponte di ferro di Gualdo Cattaneo, Perugia. Il toscanino a Signoria di Torgiano ha una nuova veste, pizza con forno a legna. Le migliori carne cotte alla brace e pesce sono solo alcune delle nostre proposte. Gnocchi e tortellini creati da noi. La nostra pasta artigianale, inoltre, per le sue speciali caratteristiche, è utilizzata da numerosi chef per la creazione di piatti e per la realizzazione di menù particolari. Il Toscanino, luogo ideale per banchetti e cerimonie, con una splendida veranda estiva dove trascorrere piacevoli momenti. Il nuovo Toscanino, tra Torgiano e Bettona, il sano mangiare. Bartolcini, dove c'è amore? Superstrada e ti viene un certo languorio, fatti abbracciare dalla nuova braceria presso il Bar Kuwait 24 ore di Balanzano. Troverai carni rigorosamente italiane, verdure di stagione cotte davanti ai tuoi occhi. Abbracciami. Lo trovi presso la stazione Bar Kuwait 24 ore di Balanzano, direzione Cesena. Fatti abbracciare. MTR, auto nuove ed usate. A Umbertide, via Garibaldi 71, auto plurimarche, aziendali e a chilometro zero. Condizioni particolari e anche assicurative per neopatentati. Prossima apertura, officina e montaggi Metano e GTL. Per il tuo acquisto sull'usato, vi offriamo una prova gratuita di 5 giorni. MTR, la nostra esperienza sulle auto, al vostro servizio. Eccoci di nuovo in diretta, stiamo parlando ovviamente mentre va la pubblicità e ci stiamo raccontando la bellezza della serata di ieri sera, dove il presidente Antonio ha regalato una grande sorpresa a tutto il pubblico e lui era presente, Antonio Bartolcini ovviamente come partner del progetto SIR, e ci dicevi a fine serata che ti ha ispirato, vorresti fare anche qualcosa del genere? Beh, sicuramente il presidente SIR ci... Trova sempre nuove idee, nuove iniziative per tenere viva l'attenzione. Ieri sera è stata una serata sicuramente fuori dalla norma delle presentazioni, perché comunque con la presenza di un comico, obiettivamente a memoria d'uomo non si ricorda la presenza di un comico, di uno showman, a parte te chiaramente, durante le presentazioni. A me anch'io facevo parte di quello, esatto, che era il contesto perché se durante, no, il comico da solo non, esatto, basta. Durante la presentazione è stata una serata molto piacevole, gradita penso anche da tutti i sponsor, gli ospiti, perché comunque è stata al di fuori, sopra le righe, in maniera molto intelligente, stimolante, veramente divertente. Quindi la presentazione molto diversa rispetto a quello che si vede in giro, insomma. C'era presente Massimo Righi, no? Che è il nostro amministratore delegato della Lega, che è un po', diciamo, quello che tiene le fila di tutti quanti i presidenti della Superlega e della Serie A2, e ha detto: ma questa serata che è durata 4 ore, poi dalle 8:15 fino a 12:15, no? Ma questa serata è sfuggita così,
veramente in modo veramente in un lampo, no? Una serata di 4 ore, veramente a cena ti rompi, sì. No? È volata, è stata al di là del mangiare, che è stato ottimo, dobbiamo ringraziare quindi, diciamo, il patron del vizio, non mi ricordo Masilla, il nome, Franco Masilla. Che però Masilla ci dovevi far preparare un po' più qualche snack sugli antipasti, cioè, la prossima volta vengo io 2 ore prima e mi devi far vedere preparare tutto, capito Franco? Fai il furbo, eh. Comunque abbiamo mangiato benissimo, servizio perfetto, quindi a posto. Però voglio dire, no, è stato, diciamo, è scorso immediatamente 4 ore di cena. Sì. Non ci siamo accorti. Volate, molto piacevole. E poi si era sparsa la voce, Daniele, che arrivasse un nuovo giocatore. In realtà sì. È sbucato Paolo Cevoli. Fiato sospeso, perché qualcuno ha pensato sicuramente al roster allargato all'ultimo minuto. Invece poi è stato il Coupe du Théâtre con Cevoli, che è straordinario, insomma, nella sua capacità di intrattenere con il sorriso e genuinità al tempo stesso, che è poi sicuramente il motivo principale del suo successo di comico. L'essere genuino, l'essere semplice a portata di tutti, veramente ha reso la serata già particolarmente godibile e veramente straordinaria. Era una giornata particolare quella di ieri, soprattutto per Ivan Zaitsev, 29 anni per lui, è stato festeggiato come si conveniva. Noi ve lo facciamo vedere, Anderso, l'intervista realizzata con lui da Elena Ballarani. Allora Ivan, immancabili gli auguri anche da parte di TAF Channel, insomma il Block Devils Day è coinciso con il giorno del tuo compleanno. Sì, quest'anno sì, l'anno scorso è coinciso con l'esordio in campionato, quest'anno coincide con la presentazione, quindi va bene così e niente, sono felicissimo di stare qua, sono felicissimo per il secondo anno e spero di incrementare le mie prestazioni in questo anno. Ecco, grandi obiettivi, ma sei d'accordo con quello che ha detto coach Bernardi? Tra l'altro c'è stata un'ovazione. Non fare troppi proclami, perché potrebbe essere controproducente. Sì, sì, assolutamente. Noi lavoriamo a testa bassa, come abbiamo fatto d'altronde anche l'anno scorso. L'anno scorso magari c'è stato qualche proclamo di troppo sull'onda dell'entusiasmo di una bella Olimpiade e niente, quest'anno ripartiamo da quello che di buono, tra virgolette, dalle semifinali perse dell'anno scorso e cerchiamo di portare a casa qualche bel risultato. Dopo le vacanze estive noi abbiamo ripreso la prima giornata degli allenamenti, il giorno dopo Ferragosto eravate solo in 6, tu hai dunque avuto modo di allenarti già dal primo giorno, puoi tracciarci un tuo bilancio, come hai visto dall'interno questa evoluzione degli allenamenti? Eravate solo in 6, poi piano piano la squadra si è composta. Sì, sicuramente abbiamo lavorato tanto, sicuramente quei 6 che hanno iniziato il 16 di agosto, come hai detto tu, hanno lavorato tanto. Erano 7 anni che non mi facevo una preparazione fisica del genere, lunga, e sicuramente porterà dei frutti ai 6 che hanno iniziato il 16 di agosto, porterà dei frutti a quelli che si sono uniti più tardi. Aspettiamo l'arrivo domani di Aaron Russell, che così chiuderà il cerchio e così saremo finalmente tutti in questa settimana di avvicinamento alla Supercoppa, che sarà, come ha detto il Presidente, un po' l'antipasto della stagione, dove speriamo di mettere in campo subito i nostri punti di forza. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento, si gioca sabato a Civitanova alle 19 per la seconda semifinale in campo di Atec Trentino e Scienza Feti Conad Perugia, il match al quale fa riferimento evidentemente intanto Ivan, in attesa di scoprire che cosa succederà domenica. Sì. Alle 19, non alle 18? 19. Quindi la prima è alle 16. Alle 4. Sì. Ah, ecco, meglio, che volevo andare a mangiare pesce, quindi diciamo, ecco, certo. arrivo con più calma, ecco, bene, vedere la finale, la semifinale. Quindi ecco, no, comunque sì, questa, diciamo, sarà un bel antipasto. Io sono sicuro che Perugia farà una bella figura, perché se lo meritano tutti, e, diciamo, dal presidente al vicepresidente e alla città. E poi, tornando sul discorso di ieri sera, che poi hanno parlato molti, diciamo, poi non ha parlato forse quello che forse meritava più di parlare in quel contesto della serata, perché l'aveva organizzato lui, al di là di Cevoli, che era stata una mia idea, però
Maurizio Sensi, che è il vicepresidente di questa società, è la persona che aveva organizzato l'operazione lì da Giustozzi e soprattutto la serata al vizio. E è stata organizzata molto bene, quindi grazie tanto Maurizio. Da vicepresidente spesso diciamo è un po' in ombra, perché magari c'è il presidente oppure l'allenatore o i giocatori che gli fanno un po' così da scudo in quello che sono, diciamo, la visibilità. Però vi dico che Maurizio Sensi è una grandissima persona, una persona che lavora, che vive, è il nostro intanto addetto al marketing, il suo diciamo lavoro diciamo principale è quello di marketing manager, che è quello quindi che tira le fila tra tutti quelli che sono i sponsor, però è anche un organizzatore di eventi, di cene, di diciamo meeting come quello qui che si ripete ormai da 15 anni, quanto è vecchia questa società. Lui organizza diciamo queste cene così, e quindi questi eventi che riescono bene, ma non tanto perché c'è il presidente che cerca, ma soprattutto perché riesce a trovare le persone giuste che presenziano, che assistono, e questo non è da poco. Quindi quest'anno ha avuto qualche problema anche diciamo un po' così logistico di salute, dobbiamo dire che però questa persona Maurizio Sensi fa parte del grande successo che ha questa società in Umbria, in Italia e in Europa. Ieri appunto è l'unico che non ha parlato, però vi dico che è di fatto frutto, quella serata di ieri, del lavoro di Maurizio Sensi. Quindi, caro Maurizio, grazie tanto, perché da te dipendono molte, ma molte diciamo cose, belle cose che fa questa società. Perciò, anzi, la prossima volta dobbiamo fare in modo che ci viene lui anche qui in qualità di vicepresidente, perché magari non ha quella, se vogliamo, di dialettica, però comunque ha quella sincerità e quella determinazione delle persone che lavorano, di quelle persone che poi portano i risultati. E di risultati, che se ne dica, questa società ne ha avuti tanti. Quindi grazie anche e soprattutto quindi a Maurizio Sensi. E poi anche perché ci svelerà tanti altri aneddoti del passato, insomma, che hanno visto i protagonisti. Lui conosce tutto, quindi voglio dire, ecco, è questo che servono queste trasmissioni, a dare alla luce tutte quelle cose che magari non conoscono la gente, esatto. Questa è l'ufficialità, ma tutte quelle cose che servono a creare il quadro completo di quelle che sono diciamo le situazioni. Bene, abbiamo ancora un contributo da mostrare al nostro pubblico per lo spazio Sirmaniaci, che ritorna come da tradizione, una intervista speciale realizzata proprio dai Sirmaniaci con Andrea Nano Cesarini. Allora, questa è la prima puntata di Sottorete. Quest'anno il nostro format si amplia. Abbiamo un'ora invece che 30 minuti, un'ora intera, e saremo in diretta. E allora, non poteva mancare come ogni anno lo spazio dedicato ai Sirmaniaci, e noi siamo qui con Andrea Cesarini, che è un po' un ritorno a Perugia, già tutti ti conoscono e ti amano. Ho pensato così in maniera estemporanea di dare il microfono ai tifosi per fare una domanda a te. Ciao Cesa, Nano o Cesa? Cesa, mi piace più. Allora, tengo io. Vai. Cosa ti aspetti da questo primo anno con la SIR? Allora, facciamo che è il secondo, via. Perché il primo, visto che... Quello è vero. Il primo a questo livello per me. Quindi mi aspetto un sacco di stimoli positivi, soprattutto in campo. Sono venuto più che altro per quello io, perché è un'esperienza nuova per me, quindi sono molto curioso. Jack? Senti, sappiamo il motivo vero perché sei venuto a Perugia. Per la miglior tifoseria della Superlega, che ci dici? Avete beccato, giusto? Tutto vero, che perché siamo in mezzo a tre di loro, quindi non posso dire altrimenti. No, però a parte scherzi, ho avuto modo di viverla da avversario, e è dura, sì, è dura. Peraltro una volta anche in un'occasione di un derby, stiamo parlando di secoli fa ormai, è dura d'avversario e bella da, insomma, comunque bella da vivere da giocatore. Senti, una curiosità, l'altro ieri a Gubbio, insomma, abbiamo visto volare gli occhiali del vostro allenatore in seconda a causa di una pallonata. È stata opera tua? Stava palleggiando con te? Ho
È questione di tecnica quella lì. C'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha, c'è chi porta gli occhiali, ha detto male, voglio dire. No, sì, adesso eravamo dispari perché manca ancora Aaron, quindi mi dà una mano per tenermi caldo intanto che gli altri fanno attacco a rete. E questi occhiali bianchi che sono volati via? No, volavano. Bene, un saluto allora ai nostri telespettatori, dai, da parte tua. Dai, ci vediamo presto al palazzetto, così il saluto lo facciamo anche dal vivo e speriamo di divertirci parecchio quest'anno. Grazie. Bene, Presidente, lo spazio dei tifosi ci dà la possibilità di ricordare una chicca portata ieri sera da Massimo Righi, amministratore delegato di Lega Pallavolo, il fatto che ai Sirmaniaci, al pubblico di Perugia, è stato assegnato il premio Jimmy George, assegnato alla società di Superlega Unipolzai con il pubblico più corretto per la stagione 2016-2017. E questo è inestimabile valore per un presidente che è tutte le volte, tutte le domeniche, tutte le partite rappresentato da quelli che sono i tifosi, perché poi i presidenti si comportano sempre in modo più o meno circoscritto e abbastanza così abbottonato. Poi quello che sono gli eccessi o i pregi vengono fuori dai tifosi, che spesso, diciamo, come tutte le cose negative, vengono segnalati per le cose brutte che fanno. Io penso che i tifosi con quelli di Perugia non ce ne sono, perché veramente hanno una correttezza, una cordialità, un calore, un senso dell'amicizia nei confronti dell'avversario mai visto. Non a caso noi abbiamo 284, mi diceva Ciro Mazzieri, che è il presidente responsabile dei Sirmaniaci, che praticamente noi abbiamo 284 Sirmaniaci iscritti da fuori regione. Nel nord Italia noi abbiamo, diciamo, la colonna del nord che è fatta da 284 persone che sono iscritte e che vengono a vedere la partita a Perugia, oppure ci aspettano quando andiamo, non so, a Modena, quando ci aspettano quando andiamo a Trento o in quel di Padova. Quindi se noi abbiamo 284 tifosi fuori dalla nostra regione, secondo me è un grandissimo segno che Perugia veramente si fa voler bene, in primis tramite quelli che sono poi tifosi, cioè i sirmaniaci. Antonio Bartoccini, domenica, come tutti sappiamo, si gioca la finale di Supercoppa alle 18 a Civitanova. Un'ora prima invece scenderà in campo al Pale Evangelisti la tua squadra per la prima di campionato della Serie A2 femminile. L'emozione del ritorno della pallavolo femminile di alto livello nel Tempio del Volley Perugino. Sì, innanzitutto devo dire che mi dispiace che non posso vedere la partita della Sir, perché avrei voluto vederla, insomma, la finale di Coppa. Guarda, Antonio, non ti preoccupare, ci vieni sabato, tu giochi domenica. Domenica. No? E vieni a vedere la semifinale. Non è escluso, perché. Vieni, non è escluso. Quindi. Io ho un paio di biglietti, se vieni tu alla dolce metà. Va bene. Garantito, ce li ho. Adesso. Tranquillo. E che il problema è che con queste soldi. C'ha da vendere i gioielli. Anche sì, perché sennò. Ma non si campa solo di soldi, no, vabbè, la tu, lascia perdere. Tu se prima di incassare, non so, un milione. Incassi 950 o 900. No, è vero, non cambia. Chi si muore di fame? Sono emozioni irripetibili. Ma vedi, tu hai detto che hai un grande vicepresidente che ti dà una mano incredibile, è una corona portante. Io al momento ho tantissime persone che comunque ci aiutano, il nostro staff ha fatto tante persone, ma ancora dobbiamo, come dire, dare un'ossatura ancora un pochettino più importante alla società. Quindi tante cose me le devo fare in prima persona per cercare di partire nei migliori modi. Quindi so, stiamo tutti lavorando tutto questo tipo, esatto, diciamo, quindi, ecco, di inizio, quindi, perché poi c'è la tensione comunque dell'esordio e quindi uno vuole che si arrivi in maniera perfetta all'inizio del campionato, quindi da fare c'è tanto, insomma, quindi sicuramente l'impegno è importante. Presidente, se lei dovesse dare un consiglio ad un neopromosso in A2, Presidente Antonio Bartoccini, che cosa vorrebbe dirgli? Mentre stiamo guardando le immagini della presentazione della società. Fai come me. 2 anni e sei promosso in A1. Primo anno per conoscerla, per impararla, si dice, l'A1. Sì.
secondo anno per conquistarla. Perciò ti auguro il mio stesso percorso. Grazie, grazie. Prego, prego. Ti ringrazio di cuore. Sarà dura, l'obiettivo sicuramente quest'anno è portare a casa la pelle, quindi salvare la categoria, perché il primo e anno... E l'anno dopo da ammazzarli tutti. Intanto facciamo un passo per volta, quindi è già svelato. Sicuramente sarà un campionato impegnativo e avremo molto da fare, anche perché è un campionato lunghissimo, quindi con tante partite c'è da fare. Bene, Presidente, abbiamo ricostruito un po' la storia recente pensando al mercato che ci siamo lasciati alle spalle. Dopo la finale scudetto del 2013-2014, ogni anno lei ha aggiunto un colpo importante, un big alla sua rosa. Di Cecco il primo anno dopo la finale scudetto, poi Birarelli, poi Zaitsev e Podrascianin, adesso è arrivato Colaci. Ogni anno un elemento capace di fare la differenza. Però ho visto grandi differenze, non è che ci sono state, perché quello che dice la Marini ancora non è arrivato. Quindi adesso vediamo, speriamo che prima o poi riusciamo a definire il puzzle e quindi risolvere il cruciverba, diciamo, di quelle che sono le vittorie definitive. Ecco, abbiamo messo Colaci, che era un oggetto che doveva entrare ugualmente l'anno scorso, poi per motivi più o meno noti è, diciamo, sfumato. È un grande e libero, e quindi questo ruolo ci serve per completare un po' quello che è il reparto difesa e ricezione, però non è che Colaci si risolve tutto. Colaci si può risolvere magari un 25% di quello che ci mancava in ricezione, perché non è che gli altri l'anno scorso erano scarsi, e che tutto il reparto, intanto organizzare una ricezione che sia appunto all'altezza, ma soprattutto deve difendere tutto il reparto. Abbiamo visto proprio che a Gubbio ci è mancato un po', tra virgolette, ecco, di questo tipo, diciamo, di fondamentale, però tutti quanti dobbiamo imparare a difendere. Quindi da Colaci, che è uno specialista della difesa, e l'abbiamo visto che ci incanta con i suoi punti, diciamo, con i suoi palli in più che ci fa giocare, ma di fatto ci serve una persona, ci serve tutta la squadra che impara a difendersi, a buttarsi, a, diciamo, sacrificarsi per quello che è, diciamo, una palla in più oppure, non so, un punto da salvare. Quindi io mi auguro davvero che questo tipo, diciamo, di mentalità entri in quello che è il contesto della squadra, l'allenatore vigili per poter, diciamo, e tra virgolette insista per cercare, diciamo, di acquisire questo tipo di manualità. La difesa è fondamentale, la difesa ti fa giocare 3, 4, 5, 7 palle in più a 7, che sono quelle che poi possono fare la differenza. Daniele, per chiudere, sarà un inizio di ottobre intensissimo, perché prima Supercoppa, poi si va a giocare subito per il campionato e 3 giorni più tardi scontro diretto ad eliminazione diretta, appunto, per i quarti di finale di Coppa Italia. Con questa nuova formula della Coppa Italia che anticipa questa gara ad eliminazione diretta per la qualificazione alla Final Four, io sono particolarmente curioso di vedere già da sabato, insomma, l'attitudine delle squadre, soprattutto Trento, che tra le cosiddette favolose quattro, chiamiamole così, oramai ci siamo abituati un po' anche giornalisticamente a denominarle con questa dicitura, è la squadra che ha cambiato di più dei 7-6+1 titolari dell'anno scorso, ben 5 rispetto a 4 di Modena, 2 di Perugia e Civitanova, che non ne ha cambiato nessuno, anche se Sander di rientro dalla Cina può essere considerato un lusso, insomma, come primo cambio. Quindi Trento è una squadra che comunque ha cambiato molto, quindi bisognerà stare attenti perché i valori sono sempre alti, però sicuramente potrebbe avere qualche difficoltà in più. È chiaro che Perugia ha un vantaggio importante dal punto di vista degli equilibri in campo, una volta perfezionati, insomma, soprattutto l'intesa tra il palleggiatore e gli schiacciatori, che spesso fa la differenza al di là dell'attitudine difensiva che resta comunque fondamentale, un anno in più di meccanismi oliati e corroborati, soprattutto con Zaitsev che per il secondo anno consecutivo fa il suo vecchio nuovo ruolo, sicuramente potrebbe essere un vantaggio. Ultima cosa, quest'anno Ivan deve prendersi la squadra sulle spalle, questo mi sento di dirlo, perché comunque non è più l'anno scorso con tutto quello che è successo, le Olimpiadi, quindi anche uno stress psicofisico importante, perché comunque è stato sottoposto ad un ciclo incredibile di partite lunghissime. Quest'anno, da questo punto di vista, può essere, lo vediamo anche un po' più sereno, sicuramente potrebbe essere veramente l'arma in più per arrivare al fatidico successo. Ne è convinto, Presidente?
Sì, sono sicuro, ecco, che proprio diciamo, i grandi diciamo, nomi, i grandi giocatori come Ivan, poi in quelle che sono diciamo, le chiavi del gioco e le chiavi delle vittorie, sono quelli che devono diciamo così, fare la differenza. E altrimenti, ecco, secondo me, ecco, come i presidenti se la prendono sempre quando ci sono diciamo, dei problemi con i grandi giocatori, con i big, non quelli che sono magari i rincalzi oppure magari quelli che sono magari i minori in termini di ruolo. Sì, io anche sono d'accordo, questa, Ivan è quello che deve fare la differenza. Ma lui è un ragazzo modesto, io penso che ecco, non fa proclami, ecco, però sono sicuro che poi alla fin fine, quando arriverà il momento, ce l'abbiamo, l'abbiamo visto, ho citato ieri sera proprio un momento perché raccomandavo un po' la cattiveria, perché dobbiamo essere più cattivi, che la cattiveria aiuta molto a vincere certe partite con le grandi squadre. Ho citato un momento di cattiveria che Perugia ha adottato lo scorso anno nella semifinale di Champions League contro Macerata, quella cattiveria, quel furore, quella voglia di vendetta di quello che è stato, diciamo, non so, la sfortuna della stagione, era stata, diciamo, propedeutica per quello che era, diciamo, poi il risultato. Il risultato è, si è dimostrato a sorpresa contro Macerata, che poi ha vinto, diciamo, la partita, il campionato nettamente, in modo netto e meritato. Perugia ha vinto lo finale, diciamo, semifinale a Roma, Coppa dei Campioni, contro una Macerata al completo, con il furore, con la grinta, con la cattiveria. È così che siamo poi diventati vice campioni di un territorio che va da Lisbona a Vladivostok. Invece Antonio, quale la sarà? Transiberiana allungata, la transiriana, transboreana, emisfero boreale, esatto. No? Transboreana, cioè, chiamiamola, ecco, certo. Siamo noi, esatto, i secondi nella transboreana. Dicevamo invece Antonio, quali saranno le caratteristiche della tua squadra? Da cosa si riconoscerà la Bartolcini Gioiellerie Perugia? Credo che avremo quella, quella cosa che diceva Gino, la cattiveria, perché il gruppo di ragazze le ho viste lavorare in palestra, ci ho parlato, ho percepito un po' i pensieri che hanno, devo dire che è fatto da giocatrici molto, molto veramente aggressive. Quindi credo che sia una squadra veramente che giochi con la cattiveria, oltre che poi giocare con la tecnica e con la testa, ci vuole, certo, anche la cattiveria, perché come diceva Gino, è veramente quando, quando conta devi dare quel quid in più per arrivare al risultato. Diceva Daniele, la forma della Coppa Italia, Presidente, è cambiata, si gioca subito dopo la prima giornata di campionato, subito il confronto contro una delle avversarie che usciranno dalle gare che si giocano già da domani sera con i sedicesimi di finale. Drago Stoichev ha detto: non mi piace questa formula, si gioca troppo presto in questo modo. Lei è d'accordo? Ma sì, sì, perché poteva essere secondo me come il vecchio, sì, con la classifica alla fine della stagione, ecco, fine della stagione, alla fine del girone d'andata. Secondo me sì, che è un torneo e quindi è bene che le sorti di un torneo vengono, un torneo importante, strada, no? Facendo, vengono diciamo determinate da quelli che sono diciamo un po' gli assetti dopo varie partite, e quindi io penso che forse, ecco, è bene tornare alla formula precedente, ma adesso vediamo. Di fatto, per quello che riguarda i sedicesimi, come dicevamo, si gioca domani sera le prime due gare: Biosindex Asora Rivivere Milano e Chione Padova BCC Castellana Grotte. Questa è la gara che interessa Perugia, perché la vincente di questo confronto poi affronterà la Vixo LPR Piacenza l'11 ottobre e a sua volta la vincente si andrà a scontrare con Perugia il 18 ottobre alle 20:30 al Pale Evangelisti. Intanto siamo in fondo a questo primo appuntamento con Sottorete, la prima puntata è letteralmente volata via grazie alla Verve
inimitabile del presidente Sirci e alla presenza di Antonio Bartoccini che, come dicevamo, ha aperto con noi questa finestra dedicata alla Serie A2 femminile che continueremo a tenere aperta durante la stagione, come sempre con la collaborazione fondamentale di Daniele Sborzacchi, giornalista del Corriere dello Sport. Grazie a voi. Compagno di viaggio di questa avventura. Servirebbero due ore, ma sì. Eh sì, vedremo poi, magari stiamo facendo. Possiamo, se c'è, secondo me, il nostro caro Giovanni Antonio Bartoccini, possiamo fare benissimo un'ora e mezza. Perché? Perché magari non è che si pretende che uno si segue per forza tutta un'ora e mezzo di trasmissione, però il fatto, diciamo, di coprire un momento come martedì sera, che dopo cena fino alle 11:30, quando uno prima anda a letto, parlando di pallavolo, secondo me è interessante. Potrebbe essere, diciamo, vediamo un po', sì, anche il buon direttore Nardi se gli prende voglia di allungare, prolungare questo tipo, diciamo, perché questa è una cosa che è interessante. Sì, poi, i tifosi soprattutto, gli appassionati. I tifosi, ecco, quindi sono due squadre interessanti, esatto, che potrebbero, diciamo, dar tanto da parlare, ecco. Assolutamente, noi ovviamente siamo disponibili ad accettare questa sfida. Per adesso vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicato, vi diamo appuntamento ovviamente a martedì prossimo alle 21:30 su TEF Channel, canale 12, con Sottorete. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.